L'esodo in realtà non inizia alla fine della guerra, ma inizia già prima della fine della guerra, addirittura inizia allo scoppio della guerra. Il primo esodo si ha da Zara, è un esodo volontario, però viene proclamato dalle autorità militari italiane di Zara al momento in cui l'Italia, insieme alla Germania, attacca la Jugoslavia, nell'aprile del 41. È un esodo volontario e temporaneo, ma se ne vanno diverse migliaia di persone. Questo esodo però continua anche successivamente e prima della fine della guerra, perché dopo l'8 settembre, quando arrivano i nazisti, la città viene sottoposta a una serie di bombardamenti pesantissimi da parte degli anglo-americani, che la distruggono quasi totalmente, il comando tedesco nel maggio del 44 ordina l'esodo della popolazione. Nell'ottobre del 44 arrivano a Zara i partigiani. In quel periodo a Zara sono rimasti circa 9.000 persone. Su i circa 25-30.000 abitanti che la città aveva, anche costoro in gran parte, dopo l'arrivo delle formazioni partigiane, se ne vanno. Il secondo esodo inizia invece dopo la fine della guerra, inizia da Fiume. Fiume è una città che non è neanche in ballo nelle trattative di pace, diciamo, del dopoguerra, alla conferenza di pace, è pacificamente assegnata alla Jugoslavia, e nell'estate del 45 il CLN di Fiume, che è nato dopo la fine della guerra, invita la popolazione ad andarsene per in questa maniera diciamo influire su quelle che saranno le decisioni della conferenza di pace, e anche in questo caso viene prospettato il fatto che si tratta di un esodo temporaneo, perché quando la città fosse stata assegnata all'Italia, la gente sarebbe potuta naturalmente ritornare. Il terzo esodo, da Fiume se ne vanno fino al 58, la cifra più alta che ho trovato sono di 38.000 persone. A Pola, che è l'esodo successivo, tenete presente che, forse aiuta una cartina, allora Pola, se guardate bene vedete che Pola con un po' di circondario sta dentro una, ecco, quella è subito dopo la guerra. A Trieste arrivano per primi gli jugoslavi, con pochissimo di vantaggio, diciamo, sugli anglo-americani, e la situazione diventa immediatamente tesissima. Gli jugoslavi sono pronti alla guerra con gli anglo-americani, Churchill e Truman, vogliono dare una lezione agli jugoslavi, ci sono abbattimenti di aerei americani e inglesi da parte degli jugoslavi. Dopo un po' gli jugoslavi cedono e si ritirano da Trieste. Gli anglo-americani vogliono Trieste e i porti che servono per continuare l'avanzata verso l'Austria, una cosa che ormai non serve più, però lo pretendono lo stesso. La divisione viene divisa, la regione, quella che era la Venezia Giulia dal 18 in qualche maniera al 45, viene divisa. Una parte, la zona A, amministrata dagli anglo-americani, l'altra parte amministrata da un'amministrazione militare jugoslava. Della zona A fa parte Gorizia, Trieste e Pola, è un enclave in territorio amministrato per il resto dagli jugoslavi. Da Pola, quando verso la fine del 46 si diffonde la notizia che molto probabilmente la città sarebbe stata ceduta agli jugoslavi, inizia da parte del CLN locale, anche questo nato dopo la fine della guerra, una raccolta di adesioni all'esodo.
viene detto come anche come modo di diciamo di fare pressione sulle decisioni della conferenza di pace, che se la città viene annessa alla Jugoslavia la popolazione se ne andrà. Firmano e poi se ne vanno buona parte dei cittadini di Pola, anche se inizialmente gran parte della cittadinanza di Pola, diciamo soprattutto il ceto operaio proletario, era a favore della Jugoslavia. Poi pian piano questa cosa cambia ed è uno degli aspetti, diciamo, che andrebbero approfonditi un po' di più e che in genere però cosa che in genere non si fa. A Pola avviene il primo esodo organizzato con l'appoggio dello Stato italiano. Su pressione delle organizzazioni filo italiane di Pola, però con l'appoggio dello Stato italiano, che mette a disposizione soldi per stivare la roba della gente che se ne va, viene stivata in gran parte nei magazzini di Trieste, del porto di Trieste, vengono messe a disposizione navi, vengono organizzati campi di raccolta e in quel momento si iniziano anche a fare i primi progetti per quel che riguarda queste persone che stanno arrivando. C'è chi sostiene che bisogna creare una nuova Pola da qualche parte in Italia, le prospettive sono varie, non succederà niente di questo, verranno fatti, l'unica cosa di concreto che viene fatta, viene messa in piedi, ovvero una parte di questi polesani vengono trasferiti in Sardegna, a Fertiglia, che è una delle città di nuova fondazione fascista, che però è completamente da costruire e che per ironia della sorte è sorta in un territorio, diciamo, malarico, che è stato bonificato grazie ai lavori forzati di sloveni e croati deportati, diciamo oppositori politici deportati in Sardegna. Però inizia a porsi il problema, sono circa 30.000 a quel punto queste persone, porsi il problema di cosa fare di queste persone. Il ceto dirigente istriano, italiano, filo italiano, progetta l'esodo già da prima, non è solo che manda relazioni in cui dice la gente, già durante la guerra, in cui dice gli jugoslavi hanno intenzione di uccidere tutti gli italiani, per cui la gente se ne andrà, ma anche alla conferenza di pace c'è una delegazione istriana assieme a quella del governo italiano, che al momento in cui c'è da valutare le prospettive valuta che nel caso la città fosse assegnata all'Italia la prospettiva è quella di andarsene e di sistemare questa gente nei territori, diciamo, ancora contesi lungo il confine. Il risultato di questo è che nel 1947, quando Gorizia passa all'Italia, torna all'Italia, nel settembre del 1947, c'è a Gorizia un vero e proprio pogrom antifilo jugoslavi, non li chiamo sloveni perché non sono solo sloveni, in cui per due giorni si scatenano varie squadre in giro che devastano tutto quello che c'è di filo jugoslavo, affiggendo manifesti con inviti ad andarsene, con foto di persone, per far posto agli esuli istriani. Questa cosa ha un successo molto relativo, pochi se ne vanno. Comunque Gorizia e Monfalcone saranno una delle prime zone di insediamento degli esuli istriani. Il successivo esodo, va detto, dopo il 48, diciamo, si intensifica l'esodo anche da altri territori dell'Istria, non solo da Pola, di quell'Istria che passa già nel 47 alla Jugoslavia, perché la conferenza di pace decide questo. Gorizia e Monfalcone passano all'Italia, ritornano, chiamiamo, diciamo così, l'Istria, buona parte dell'Istria viene annessa alla Jugoslavia, buona parte del Goriziano anche viene annesso alla Jugoslavia, anche da lì c'è un esodo, però quello di sloveni, sono circa 5.000 che se ne vanno dai territori intorno a Gorizia che vengono a far parte della Slovenia, e Monfalcone, dove c'è un altro esodo però in senso inverso.
cioè sono gli operai dei cantieri di Monfalcone, ma non solo loro, perché le domande sono molto di più di quelle che vengono accolte. Le autorità jugoslave accolgono soprattutto le domande di operai, soprattutto specializzati, perché hanno bisogno di questo genere di figure professionali per le fabbriche, in pratica finiranno in buona parte a fiume. E sono diverse migliaia i monfalconesi che vanno in Jugoslavia. Una delle cose, così, c'è il caso di uno di questi, non so se lui direttamente o la sua famiglia, questa famiglia era emigrata da Pola a Monfalcone dopo l'arrivo dell'Italia nel 18, dopo il 18, e poi dopo la fine della seconda guerra mondiale è riemigrato da Monfalcone in Jugoslavia, in questo caso a Fiume, e il resto del territorio viene istituita il territorio libero di Trieste, dovrebbe essere uno staterello sotto l'egida dell'ONU, che non verrà però mai istituito temporaneamente, ma sarà definitivo. Viene diviso anche questo in zona A e zona B, amministrato da un lato dagli anglo-americani, è in pratica l'attuale provincia di Trieste, e dall'altro invece dall'amministrazione militare jugoslava. Da questo territorio ci sarà l'ultimo esodo a partire dal 1953, quando gli anglo-americani dichiarano che secondo loro la situazione è quella che è, quindi ognuno si tiene quello che ha, la zona A viene data all'Italia, la zona B se la terranno gli jugoslavi. Inizia un esodo che porterà a trasferimento di circa 40.000 persone. Dalla zona B in Italia, diciamo. Tenete presente che questo avviene in base a dei trattati. Il primo è il trattato di pace, che su richiesta penso dell'Italia istituisce la possibilità per la popolazione dei territori ceduti dall'Italia ad altri stati, di tutti i territori, non c'è solo l'Istria, c'è Briga e Tenda, ci sono le isole del Dodecaneso, di optare per il mantenimento della cittadinanza italiana. In questo caso, se le persone avessero optato per la cittadinanza italiana, lo Stato successore aveva la possibilità, non l'obbligo, di chiedere entro un anno a queste persone di trasferirsi in Italia. La stessa cosa avviene in altri termini con il memorandum di Londra del 1954, che definisce la spartizione in pratica della zona A all'Italia, zona B alla Jugoslavia, che però verrà, diciamo, definitivamente siglata appena nel 1975 col trattato di Osimo. Uno dei problemi riguardanti la questione dei profughi è definire chi sono i profughi. Chi vanno definiti profughi? Gli jugoslavi li chiamano optanti, e in genere le organizzazioni dei profughi si arrabbiano tantissimo per questa cosa. In realtà non c'è ragione per arrabbiarsi, perché in realtà sono optanti, perché tutti coloro che se ne sono andati, sia coloro che se ne sono andati illegalmente che coloro che se ne sono andati legalmente, hanno fatto l'opzione o in Jugoslavia o successivamente in Italia, perché se volevano avere la cittadinanza italiana dovevano farla. Anzi, chi non l'ha fatto ha avuto grossi problemi. Però nei conteggi in realtà le cose non stanno proprio così, e la questione è molto più complessa. Innanzitutto perché in Italia cambia il criterio in base al quale si attribuisce la qualifica di profugo, una carta che rilasciano le prefetture. È perché non tutti gli esuli hanno la qualifica di profugo, perché questa dipende dalle organizzazioni degli esuli, che sono varie e hanno un indirizzo molto preciso, e non rilasciano questo genere di
attestati a coloro che in qualche maniera non si prestano a supportare le loro, diciamo, propagande o a supportare le loro attività. È interessante che all'inizio la legislazione italiana nel 48 stabilisce che ci sono gli stessi criteri per l'opzione, cioè la residenza, è necessario aver avuto la residenza nei territori ceduti al 10 giugno del 40, cioè al momento dell'entrata in guerra dell'Italia. Nel 52 però cambia, bisogna aver avuto la residenza lì almeno tra il 10 giugno del 40, viene esteso fino al 15 settembre del 47, che è la data di entrata in vigore del trattato di pace. Paradossalmente qualcuno che si è trasferito lì dopo la fine della guerra poteva ottenere la qualifica di profugo. Nel 56 la cosa viene ancora estesa, perché viene estesa innanzitutto la possibilità di avere la qualifica alle persone che sono giunte in Italia dopo il gennaio del 56, che è la scadenza ultima per poter esercitare il diritto d'opzione dalla zona B del territorio libero di Trieste, ma si estende addirittura il fatto che possono ottenere la qualifica di profugo anche persone che avevano la residenza in territori annessi all'Italia dopo l'occupazione della Jugoslavia, quindi in Dalmazia, nei dintorni di Fiume, nella provincia di Lubiana, diciamo, e addirittura a persone che avevano optato per la cittadinanza italiana dopo il trattato di Rapallo tra Italia e Jugoslavia del 1921. Quindi capite che le cose non sono così semplici e chiare, tant'è che per esempio paradossalmente ottengono la cittadinanza persone che sono in realtà originarie militari o appartenenti ai corpi di polizia, alla guardia di finanza o cose del genere, che per servizio venivano trasferiti in quei territori e che avevano lì la residenza, hanno ottenuto, anche se stavano lì da qualche anno, hanno ottenuto la qualifica di profugo, mentre alcuni che avevano la famiglia nata lì questa qualifica non ce l'hanno avuta. Una categoria particolare sono per esempio i conformisti. Nel 48 c'è la rottura fra Tito e Stalin, quelli che si schierano con il Cominform, con Stalin, non se la passano molto bene in Jugoslavia e molti di loro se ne vanno. In precedenza però erano stati dei sostenitori del potere popolare jugoslavo. Queste persone vengono additate al pubblico disprezzo sui giornali degli esuli in Italia e non ottengono la qualifica di profughi. L'unica cosa che viene riconosciuta loro è l'assistenza spicciola nei campi profughi, cioè cibo, un letto e cose del genere. Ma tutte le altre provvidenze, cioè le precedenze nell'assegnazione di posti di lavoro, per l'assegnazione di appartamenti e cose del genere, ne sono esclusi. Al momento della partenza, però, i profughi diventano veramente tali e lo Stato italiano mette in piedi un vero e proprio apparato per la gestione dei profughi, che sono naturalmente esclusivamente italiani e le cui cifre sono diventate ormai canoniche, 350.000. In realtà anche queste cifre sono tutt'altro che accertate, perché si continua a tenere per buone le cifre dell'opera profughi, che ha fatto un censimento nel 58 dei profughi, che però sono abbastanza discutibili. Innanzitutto c'è una cosa molto semplice che a me è venuta in mente di fare non molto tempo fa, cioè sommare le cifre che vengono date per le varie ondate. Quindi sommiamo 25.000 da Zara più 38.000 da Fiume, la cifra più alta che ho trovato, più 30.000 da Pola, più 40.000 dalla zona B, fanno un totale di 133.000 persone.
Quindi mancano più di 170.000 persone. Anzi, mancano quasi 220.000 persone. Però anche quello che è il censimento ufficiale che viene preso per buono e che porta la cifra a 250.000 persone è un censimento abbastanza discutibile per i criteri che ha adottato. Innanzitutto l'Opera Prof dice che ha adottato come criterio quello della, di avere la qualifica di profugo. Però se poi andiamo a vedere cosa spiega di come è stata fatta questa cosa, vediamo che questo criterio non l'ha rispettato per niente, perché i suoi censitori hanno effettivamente trovato in Italia 150.627 persone in possesso della qualifica di profugo. Arriva alla cifra di 190.000 persone dicendo, aggiungendo coloro per i quali dice aveva delle testimonianze inoppugnabili sul fatto che esistevano, pur non avendo trovate le persone, ed è già un criterio molto discutibile. Però oltre a questi ci ha messo dentro, per arrivare a 190.000, anche 10.000 persone che ammette esplicitamente non avessero non corrispondessero ai criteri, quindi non avevano la qualifica di profugo, né potevano averla, che però dice non potevano essere esclusi. Non ci spiega perché non potessero essere esclusi. Con questi 10.000 arriva a 201.000, 10.000 qualcosa. Però a questo punto l'Opera Profughi dice una cosa, dice questi sono l'80% del totale. Quindi l'Opera Profughi sapeva in anticipo quant'era il totale, non occorreva nemmeno fare il censimento a quel punto. E quindi aggiunge il restante 20% e arriva a 250.000. Tenete presente che l'Opera Profughi ha pubblicato un libreccino con i dati di questo censimento per buona parte dei profughi, perché fa anche delle cifre per comuni. Per buona parte di questi che pretende essere dei profughi non sa nemmeno, o non riporta, da quale comune dell'Istria provengano. Quindi in base a cosa afferma che provengono dall'Istria se non sa da quale comune? Però questa è stata la base per arrivare ai 350.000. I 350.000 sono opera di padre Flaminio Rocchi, che è un personaggio veramente interessante, che si è inventato storico, perché lui ha preso semplicemente la cifra dell'Opera Profughi, l'ha aumentata di 80.000 profughi, non si capisce perché, e aggiungendoci altri 15.000 che avrebbero abbandonato le proprie case, l'Istria e la Dalmazia, dopo il 1958, quando è stato concluso il censimento dei profughi. È arrivato così a 350.000, 346.440, dice. Però il top l'ha raggiunto nell'edizione del suo libro sull'Esodo. Lui è una specie di, è ritenuto dall'associazione dei profughi una specie di oracolo, ovvero diciamo storico ufficiale, perché in quella data lui ha raggiunto la cifra di penso 450.000, perché ha aggiunto 10.000 persone a cui lo Stato jugoslavo ha rifiutato di accettare l'opzione. Lo Stato jugoslavo poteva rifiutare l'opzione, e oltre a questi altri 90.000 vecchi, donne e ammalati, che spiega si sentivano italiani però non avevano la forza e il coraggio di abbandonare le loro case, cioè quindi sono rimasti lì ma sono profughi lo stesso. Però questo non è ancora il top, perché a tutti questi ha aggiunto 23.000 profughi, fra triple virgolette, perché si tratta di
italiani morti durante la seconda guerra mondiale, che però lui sa di sicuro se fossero sopravvissuti se ne sarebbero andati. Ora si ride, però queste sono cose che la storiografia più accreditata italiana prende per buone, prende per cose serie.